Qualche giorno fa, un amico mi ha spedito queste due colonie di Aphenogaster direttamente dalla Sardegna, raccolte durante un'abbondante gemmazione. Quindi, oggi, vi parlerò di queste nuove specie delle quali mi prenderò cura. Sono due specie molto particolari, soprattutto perché, per quanto comuni nei loro areali, di loro si sa davvero poco o nulla. Il genere Aphenogaster comprende circa 200 specie descritte, tra cui 18 fossili. È distribuita quasi ovunque sul pianeta, fatta eccezione per Sud America, Africa subsahariana e Antartide. In particolare, Aphenogaster spinosa si trova solo in Sardegna, Lazio, Toscana e Corsica. La provetta contiene circa 150 operaie e due regine. Le operaie di questa specie sono di colore nero e misurano 5-6 mm. Raramente sono state osservate operaie più piccole, intorno ai 4 mm, e operaie più grandi che arrivano a misurare fino a 8 mm. Possiamo notare la presenza di una gran quantità di prole a tutti gli stadi e si nota la forma, come dire, strana, delle larve che sono visibilmente attive. Le pupe inoltre non tessono il bozzolo, ma restano completamente nude. Aphenogaster sardoa, invece, si trova in Sardegna, Sicilia, Algeria e Tunisia. Sono caratterizzate da una bella colorazione rosso-arancio e le loro dimensioni variano dai 3 ai 5 mm. Sono delle formiche dalla spiccata indole carnivora e questo lo dimostrano nel loro essere estremamente rapide e voraci. Sappiamo che vivono in ambienti caldi e aridi e che sono state osservate portare al nido frammenti di vegetali, probabilmente come fonte idrica. Entrambe le specie sono diurne, attive anche durante le ore più calde della giornata. Purtroppo non ci sono molte informazioni su queste specie, quindi con un po' di fortuna scopriremo insieme che sorprese ci riserveranno. Come avete visto, sono sistemate in due provette di plastica. La visibilità non è il massimo, infatti la plastica è molto opaca e rende difficile vedere le regine di ciascuna colonia. Per loro ho quindi allestito due arene classiche, un sottile strato in gesso e qualche decorazione con sabbia e sassolini, visto che nutrirle in provetta è una cosa infattibile. Sistemo le provette in arena su un pezzo di fimo e rimuovo il cotone. Si nota subito la differenza tra queste due colonie. Le spinosa sono uscite in massa e sembrano visibilmente più agitate rispetto alle sardoa. Il genere Aphenogaster ha un particolare sistema di reclutamento molto efficace che consente a queste formiche di essere molto reattive. Sono dotate anche di un veleno da contatto che rilascia un odore caratteristico. La loro capacità di veloce reclutamento si ripercuote anche sul foraggiamento. Infatti sono formiche estremamente opportunistiche, che riescono a portare via il cibo prima che altre specie possano difenderlo. Secondo alcuni studi, pare che, avendo uno stomaco sociale relativamente piccolo e quindi una bassa capacità di realizzare la trofallassi, il metodo di imbibire la terra di liquidi zuccherini fa sopperire a questa mancanza. Fornisco subito proteine, una blatta del Suriname, Pycnoscelus surinamensis, perché una così numerosa prole necessita di essere nutrita costantemente. In questa specie di formica, le colonie si formano spesso per gemmazione da una colonia più grande, dalla quale alcuni individui si distaccano per dare origine a un nuovo formicaio. I formicai possono avere anche più di una regina, e si possono dividere in nidi satelliti più piccoli. Il modo più semplice per avere una colonia di Aphenogaster è proprio quello di raccogliere la regina o le regine unitamente ad un certo numero di operaie, proprio durante la gemmazione. È un'operazione che va fatta con criterio ed un minimo di senso etico. Basta limitarsi a raccogliere una o due regine, con prole ed operaie al seguito, proprio mentre stanno traslocando in un altro luogo. Non fate razzia totale del gruppo di formiche che si sta spostando. Lasciamo loro la possibilità di espandere naturalmente la colonia. Una particolarità di questo genere di formiche è data dal fatto che colonie molto vicine, ciascuna con la propria regina, entrano in contatto tra loro senza però instaurare rapporti ostili.
possiamo vedere come la colonia di Sardoa all'inizio sembrasse più timida, ora invece sia partita subito all'attacco, confermando l'estrema propensione alla caccia che la contraddistingue. Possiamo notare che hanno portato la preda all'interno della provetta. Questo perché è una specie che abitualmente non usa la trofallassi per distribuire il cibo all'interno della colonia. Di fatto, sia la regina che le larve, molto attive, in continuo movimento, si nutrono direttamente dalla preda e non grazie all'ausilio delle operaie. Phenogaster spinosa, non sciama. I maschi lasciano la colonia in cerca di colonie conspecifiche e fecondano le regine vergini alate presenti. La colonia, superata una certa soglia numerica, si divide in due. La regina migra con parte della prole e delle operaie e quelle che restano nel vecchio nido crescono nuove regine dalle uova rimaste. Le larve di regina non si alimentano sulle carcasse delle prede, ma solo con uova trofiche e rigurgito delle operaie. Le uova trofiche sono deposte dalle operaie e sono di aspetto più tondeggianti e flaccide. Osservandole più da vicino, notiamo che sono di aspetto gracile, testa allungata, zampe lunghe, peziolo anch'esso allungato. Finalmente, il giorno dopo, anche le spinose si sono occupate della blatta. È arrivato il momento di fornir loro anche dei carboidrati. Zucchero di canna con poche gocce d'acqua. In più, nell'arena, ho aggiunto due provette nuove con un pezzo di sughero come riduzione, nella speranza che vi si trasferiscano, visto che le provette con cui mi sono state consegnate hanno una riserva d'acqua piuttosto ridotta. Ho preferito fornir loro dello zucchero lievemente bagnato, sperando che trasportassero i granelli nella provetta, proprio perché è abitudine di questo genere di formiche utilizzare sabbia o altri materiali assorbenti per trasportare cibi liquidi al nido. Riguardo alla community, siamo davvero euforici del successo che Lens Hub ha avuto nell'immediato. In poco tempo i messaggi sono diventati tantissimi e siamo davvero soddisfatti che la sezione per gli scambi e le cessioni di colonie stia funzionando davvero molto bene. Quindi non mancare di darci un occhio. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like e iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook.
Grazie per la visione e al prossimo video.